Ciao a tutti e buongiorno Jay Glorioso. Oggi finalmente è uscito in tutti i cinema italiani il nuovo film di Tim Burton, ovvero Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. E io ovviamente oggi farò la recensione. Quindi sì, questo video contiene spoiler. Il film ha all'origine un buon libro, ovvero quello di Ransom Riggs, che ha un sacco di stimoli e dei contenuti davvero eccezionali. Considerando quindi la base su cui si è creato il film, devo dire che la sceneggiatura del film è abbastanza buona. La sceneggiatrice, che è la stessa che ha fatto X-Men, ha scritto una sceneggiatura che secondo me era fatta ad hoc per il film di Tim Burton, ma poteva essere trattata meglio. Il film si apre raccontando quella che è la storia e la vita di Jacob, che è il protagonista. Riesce in qualche modo a farci entrare in quella che è la visione di Jacob, perché vediamo il rapporto familiare, ovvero il rapporto molto stretto con il nonno, che fin da piccolo gli raccontava storie dedicate ai bambini speciali. Questi racconti interessavano molto a Tigrisco, che era il nome che il nonno aveva dato al nipote. Erano racconti che mandava molto a genio ai genitori, infatti il padre diceva di non credere alle assurdità che diceva il nonno. Quindi per la prima parte del film siamo introdotti nella vita di Jacob in un modo molto ben riuscito, devo dire. Poi ovviamente il tempo passa, Jacob cresce, finché non ritrova il cadavere del nonno. Lo ritrova ovviamente in un certo modo, quindi senza occhi, che poi è proprio la particolarità degli antagonisti di questo film. Lo trova con una donna mediamente anziana con cui era in macchina, lo stava accompagnando a casa. Nel libro questo non c'è, ma c'è una figura bellissima che è il suo compagno, ovvero Ricky. Era questa figura descritta come un James Dean punk con i capelli verdi, che secondo me era molto interessante. Andando avanti, comunque c'è la festa di compleanno in cui Jacob ovviamente si rinchiude nella sua stanza, non vuole avere rapporti con la famiglia e col mondo esterno, ma la zia gli consegna un libro in cui trova una cartolina che può confermare l'esistenza dei racconti che gli faceva suo nonno, quindi può confermare l'esistenza di quel mondo degli speciali. Per Jacob si accende quindi una speranza e decide di partire. Jacob, dopo il trauma della morte del nonno, è seguito da una psicanalista che nel libro in realtà è un maschio. L'attrice comunque è stata ben scelta, riesce a ricoprire questo ruolo. La psicologa consiglia alla famiglia di Jacob, che è totalmente disinteressata, di andare in quest'isola del Galles per riuscire a distinguere la realtà dalla finzione. Ok, arrivati sull'isola bisogna dire che le ambientazioni, le location sono fantastiche. Io quando ho letto il libro me le sono immaginato esattamente così, quindi devo dire che questa parte è davvero ben riuscita. Anche la locanda, The Black Hole e tanti altri dettagli dell'isola e delle location sono interessanti e ben riusciti. Anche gli attori sono stati scelti, come dicevo nel video precedente, molto molto bene. Quindi abbiamo tutta questa storia, ora non starò a raccontare tutta la trama, finché non si arriva alla casa degli speciali. Arriviamo poi quindi a quello che è l'incontro di Jacob con i bambini speciali. Abbiamo diverse caratteristiche: Emma, che è la ragazza più leggera dell'area, Olive, che invece è la ragazza che riesce a produrre il fuoco, Miller, che è il ragazzo invisibile, comunque dei bambini con delle peculiarità, e questo è molto molto interessante. Quindi c'è un trasporto dello spettatore nel film, e devo dire che finora è ben riuscito. Ci ambientiamo quindi, tramite diversi dialoghi, storie, passano i giorni, in questa casa dei bambini speciali, dove incontriamo Miss Peregrine e Eva Green. Miss Peregrine è un personaggio fantastico, sia nel libro che nel film. È fatto molto bene, e se ci ricordiamo i rumors di, penso, 2 anni fa, su una Mary Poppins probabilmente diretta da Tim Burton, vediamo ora ritrovate in Miss Peregrine quelle che sono le caratteristiche di una possibile Mary Poppins dark. Anche perché toccare Mary Poppins direi che sarebbe da evitare, cioè quello è un grandissimo film e bisogna lasciarlo lì e non toccarlo. Introdotti quindi in questo mondo, iniziamo a capire quali sono le peculiarità dei bambini, perché sono lì e quale vita conducono. Miss Peregrine, che è questa Ibrahim, ovvero questa governante che si deve prendere cura dei bambini e che ha la capacità di creare posti sicuri e di manipolare il tempo, crea dei loop temporali. La casa in cui sono rifugiati i bambini è una casa che viene bombardata da un aereo nazista. Quindi Miss Peregrine ogni 24 ore riazzera il tempo e evita il bombardamento, quindi salva i bambini. Qui è tutto rose e fiori, abbiamo anche un bel flirt tra Jacob ed Emma, che nel libro i poteri di Emma e Olive, come si chiama, sono invertiti, ovvero Emma è colei che domina il fuoco e invece Olive è la ragazza più leggera dell'area. Anche le età in realtà sono molto invertite, per esempio
la ragazza che fa crescere le piante nel libro sembra molto anziana e taciturna, invece nel film è una chiacchierona, disturba ed è una bambina, ha pure le frecce. Siamo quindi in questo bellissimo mondo in cui si stanno presentando gli speciali e finalmente si presenta, secondo me, una rivelazione sia come attore ma sia come personaggio del libro, che è Enoch, ovvero colui che riesce a riportare in vita per pochi secondi i defunti oppure ad animare oggetti, marionette. Finalmente abbiamo un ritrovo di Tim Burton, che è quello della sposa cadavere di The Night Before Christmas, ovvero in stop motion. Abbiamo un combattimento tra due marionette, ovviamente questa è una citazione a Toy Story, ovvero quando la testa della bambola viene infilata sul corpo del ragno meccanico. Abbiamo quindi questo bellissimo, ma davvero bello, combattimento in stop motion che ci fa ritornare a un Burton degli anni 90. Da questo momento in poi le cose vanno un po' discesa, possiamo dire così. Ovvero, nella prima parte del film, per penso un'ora, un'ora e mezza, lo spettatore è totalmente coinvolto e riesce a seguire una buona trama. Nella successiva seconda parte, secondo me, no. Jacob, che era stato tenuto all'oscuro di tutto, scopre finalmente avere una peculiarità, ovvero quella del suo nonno Abe, che è quella di vedere gli Hollow, gli spiriti vacui. Gli spiriti vacui sono gli antagonisti di questo film, che sono speciali, ma che hanno deciso di non vivere nel loop temporale, cioè volevano vivere una vita normale, hanno fatto diversi esperimenti trattando in un certo modo le Ibrahim e i ragazzi speciali, hanno scoperto che nutrendosi degli occhi dei bambini speciali riescono a mantenere una forma umana. Gli speciali che fanno questi esperimenti però vengono trasformati in mostri che ricordano molto Slenderman, e infatti qui si introduce tutto il fattore dei visual effect. Quindi ovviamente ora introdotti gli antagonisti c'è la svolta. In questa seconda parte del film si mette troppo in risalto la relazione tra Emma e Jacob. Secondo me c'entra a forza nel film, non è una cosa fluida e in realtà non la trovo neanche troppo necessaria. Per quest'ultima ora abbiamo solo combattimenti e effetti speciali a go-go. Quindi quello che nella prima parte del film poteva essere l'immersione in un quadro surrealista di Hieronymus Bosch del 400-500 e che era molto molto gradevole per lo spettatore, ora viene totalmente eliminato. Gli effetti speciali sono esagerati, ma non dico che non vadano bene. Secondo me per questo tipo di film ci dovevano essere ovviamente effetti speciali, ma non a questi livelli. Non dico che i combattimenti non siano coinvolgenti, però non sono emozionanti. Nel film sono tagliate un sacco di parti, come era palese che avvenisse, perché non puoi raccontare un libro in tutti i dettagli. Hanno tagliato una parte importante, ovvero gli Hollow, gli spiriti vacui nel libro non possono entrare nel loop temporale che le Ibrahim creano, invece qui entrano tranquillamente. Quindi poi qui si scopre tutto il rapporto con il nonno, Miss Peregrine e tutto quello che è il passato degli speciali confrontato con l'attualità. Ripeto, anche la scelta delle location è fatta molto bene. Ci sono un sacco di statue create con i cespugli che ci rimandano ai Ormai di Forbice. Nella seconda parte abbiamo anche un possibile riferimento a Jason and the Argonauts, che è un film degli anni 60, o anche a semplicemente il videogioco di Golden Axe. Tra l'altro in questi combattimenti sulla giostra vediamo anche il cameo di Tim Burton, e nell'intervista ha detto che non aveva più budget per altre comparse e lui odia in realtà apparire sui film. Il film ovviamente si conclude con tante cose belle, per esempio la relazione tra Emma e Jacob e la risoluzione di determinati problemi che nel libro non erano stati risolti. Il libro in realtà ha due seguiti che sono Hollow City e La Biblioteca delle Anime. Tim Burton però ha confermato che per lui un film è un film. Solo con Batman aveva pensato a un possibile sequel, quindi lui fa un film e non pensa al sequel. La sceneggiatura sì, è stata scritta ad hoc, come dicevo prima, per questo film e per Tim Burton. Ransom Riggs comunque ha approvato tutte le modifiche e il finale è molto all'Alice in Wonderland, con questa nave, questi sogni di speranza futuri. Il film comunque nel complesso non è da buttare, anzi è un film gradevole e buono anche tecnicamente. Mi aspettavo un po' di meglio da Tim Burton, nel senso che dopo l'allontanamento di Helena Bonham Carter, la sua ex moglie, di Johnny Depp, in questa nuova boccata d'aria pensavo a qualcosa di più. Anche il litigio con Danny Elfman, che è il compositore, anche se loro sono un po' così, cioè litigano, poi fanno pace, poi litigano, cioè sono tipo marito e moglie. In questo film è stato positivo, perché per quanto Danny Elfman mi piace moltissimo, in questo film
la colonna sonora è scelta magnificamente. Diciamo che mi aspettavo un po' un ritorno di Tim Burton in quelli che sono gli anni 90, con, a mio parere, i suoi più grandi capolavori. Questo può aprire nuove prospettive. È molto interessante la prima parte del film. La seconda non è da buttare, ma poteva essere sviluppata diversamente. Il film comunque nel complesso è buono e merita la visione sul grande schermo al cinema. Questa è la mia visione del film, vorrei conoscere anche la vostra opinione, quindi se volete commentate qui sotto così possiamo confrontarci sul nuovo film di Tim Burton. Vi lascio sempre sotto nella descrizione anche l'articolo recensione che ho scritto per questo film. Inoltre vi lascio anche altri link che sono alcuni articoli che ho scritto nell'ultima settimana, quindi se volete dare un'occhiata, ma soprattutto condividerli, ve ne sarei grato. Mi scuso se ho fatto qualche errore e ovviamente se avete qualche consiglio ditemelo, che mi fa molto piacere. Se volete lasciate un like, commentate ed iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao!